Il movimento e l'esperienza dell'open access sono stati per me fondamentali per almeno tre aspetti. Il primo è che l'open access mi ha portato a riflettere con maggior consapevolezza sulle mie responsabilità, sui miei doveri di ricercatore finanziato con fondi pubblici. Il secondo aspetto che da questo primo un po' discende è l'impegno per seguire la cosiddetta via verde all'open access, l'autoarchiviazione, rendere liberamente disponibili i risultati della propria ricerca attraverso gli archivi istituzionali. Ora, la Via Verde mi ha rivelato fin da subito la sua straordinaria potenzialità in termini di disseminazione dei risultati della ricerca. Ne sono nate per me e per molti altri ricercatori inaspettate relazioni di collaborazione scientifica, da cui sono nati progetti che hanno poi comportato finanziamenti di ricerca, tutti aspetti che hanno profondamente segnato e che ancora segnano in modo positivo il mio percorso di ricercatore e il mio percorso anche di docente. Il terzo aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda le riviste open access, ossia quelle riviste che vengono lanciate o rilanciate sulle piattaforme di Ateneo, in genere basate su OJS, Open Journal System, come la grande piattaforma di riviste dell'Università degli Studi di Milano. Piattaforma che ha consentito a me e ai colleghi con cui ho collaborato di dar vita a imprese che con ogni probabilità non sarebbero state realizzabili se ci fossimo affidati a un editore commerciale, se avessimo perseguito una modalità di pubblicazione che qualche tempo fa si sarebbe definita tradizionale. Abbiamo invece scelto di dar vita a riviste cosiddette Diamond, cioè la via di diamante all'open access, riviste che non prevedono costi a monte per i ricercatori che vogliono pubblicare in open access e che non prevedono costi a valle per l'utente finale. È ovvio che imprese di questo tipo non sono imprese semplici. Occorre un grande lavoro iniziale di pianificazione, progettazione e poi nelle fasi successive un grande lavoro, ad esempio, per la redazione della rivista, dei diversi numeri della rivista. È vero anche che però se si è in grado di progettare bene e di resistere nella prima fase più difficile, le soddisfazioni possono essere molto grandi e i risultati possono essere notevoli in termini di disseminazione, in termini di qualità del lavoro e in termini di libertà. Con il che ritorniamo a ciò che si diceva all'inizio. Ne beneficia il pubblico, ne beneficia il singolo ricercatore o la singola ricercatrice e ne beneficia l'istituzione per la quale il ricercatore e la ricercatrice lavorano.